le apprensioni del mondo agricolo, che vivo perché quotidianamente sono a contatto con gli agricoltori, le vivo anch'io come raccoglitore, non è che sommi quelle degli agricoltori per carità, ma le mie a volte sono anche più difficili da, in qualche modo da affrontare. E venendo alla domanda, il dottor Serra non ha fatto altro che mettere il dito nella piaga, cioè ha in maniera molto chiara e professionale ha relazionato in merito a tutti i fattori di incertezza, sono i cosiddetti driver di mercato, che quotidianamente dobbiamo analizzare per riuscire a farci un po' di luce per appunto fare le nostre scelte di acquisto, di vendita, decidere quando è il momento, aspettare, e che questi driver di mercato che lui ha ben elencato e descritto rendono chiaramente difficile il nostro lavoro di raccoglitori, ma chiaramente anche il lavoro di tutti i produttori. Dopodiché gli ultimi anni credo siano stati l'esempio più alto di quanto difficile sia capire l'andamento dei prezzi di prodotti come i prodotti agricoli, che sono fortemente speculativi. Torno indietro al 2016, siamo partiti 2016-2017 con Trump, che aveva fatto la guerra alla Cina, dopo di lui c'è stata la Cina 2019 che ha iniziato a comprare all'impazzata, i prezzi sono saliti, dopo è arrivato il Covid, dopo è arrivata la guerra in Ucraina e adesso c'è la guerra in, diciamo, Mar Rosso barra Israele-Palestina, che incide in parte, ma comunque anche questa ha effetti, tutti i fattori che hanno reso quasi impossibile in certi momenti capire e ci hanno veramente messo in difficoltà nel capire le scelte da fare. E per cui direi il dottor Serra ci ha fatto capire in modo professionale che l'incertezza è un dato strutturale nel nostro lavoro, parlo come raccoglitore, è un dato strutturale anche nel lavoro dell'agricoltore, nella produzione. L'agricoltore però, oltre all'incertezza, diciamo, dal punto di vista commerciale, deve associare purtroppo anche l'incertezza dal punto di vista agronomico, perché il clima è un altro fattore che influenza in modo imprevedibile e difficile da interpretare il lavoro appunto della produzione. Dopo, il dottor Serra alla fine ha fatto anche una sintesi abbastanza completa, direi, di quelle che sono le possibili azioni da fare. Ha messo l'accento soprattutto sulla filiera, sulla qualità, e sulla diffusione delle informazioni, sul supporto agronomico, sulla formazione. Sono queste le grandi strade sulle quali, o le più importanti, sulle quali bisogna appunto ragionare. Ecco Valentino, qualità. Miotto Cereali si è dotato di recente di un impianto in grado di garantire la sanità della granella e di un laboratorio di analisi. Perché questa scelta? Quali sono le richieste che vi arrivano dall'industria? Perché probabilmente la scelta è stata dettata anche da quello che l'industria chiede. E come è cambiato il panorama? Perché avete imboccato questa strada rispetto magari a 10 anni fa? Sarà cambiato il panorama? Sì, è il consumatore che ha chiesto negli ultimi anni, e non solo 10, anche di più, è partita questa trasformazione, prodotti sempre più di qualità, con sempre più garanzie, sia dal punto di vista sanitario, che dal punto di vista organolettico, che dal punto di vista documentale, cioè il mondo delle certificazioni, della rintracciabilità. Noi abbiamo iniziato negli anni 95-2000 a fare filiera. Avevamo visto in quel tempo nel settore del grano tenero la possibilità di portare al produttore delle opportunità di filiera premianti, erano quelle che sostanzialmente i mulini ci chiedevano, quindi ecco le richieste dell'industria, di avere dei grani con caratteristiche omogenee e di avere dei grani differenziati, talvolta anche grani di bassa qualità, perché per fare i biscotti non serve un grano di forza, serve un grano che abbia poca forza, ma che sia molto elastico. Ma per fare il pandoro serve esattamente il contrario, un grano che abbia tanta forza, il cosiddetto W. Ecco il motivo per cui noi siamo partiti all'inizio con la filiera del grano tenero,
proprio per rispondere alle esigenze dell'industria, proprio per essere anche positivi verso il produttore, e ci siamo strutturati con un laboratorio analisi innanzitutto, perché se non si conosce il prodotto che entra, chiaramente non lo si può neanche poi garantire. E di, successivamente anche di un impianto, sono due torri in cui abbiamo messo in linea 6 macchine che servono per, diciamo, aumentare la qualità del prodotto che arriva dal campo, oppure per in qualche modo risolvere eventuali problematiche di tipo qualitativo, siano esse sanitarie o organolettiche, che appunto a causa anche del tempo, del clima, le troviamo dentro al prodotto quando le introitiamo. Quindi filiera, chiaramente siamo partiti oltre 20 anni fa ed è una strada che oggi possiamo dire un sine qua non, ok? E stasera è stato confermato, per poterla fare rapporti stabili, consolidati con l'industria, che poi devono essere portati in modo corretto e trasparente verso il produttore, il mondo agricolo, perché la filiera prima di tutto si basa sulla fiducia. C'è fiducia se c'è correttezza, ma non deve esserci nella proposta. La correttezza la si misura nel tempo e tutti abbiamo la possibilità di misurarla la correttezza degli operatori. Tante filiere sono morte sul nascere perché servivano solo ad una parte. Quelle non sono filiere, sono proposte commerciali di parte che poi lasciano il tempo che trovano. Invece una filiera seria è una filiera che dura nel tempo. Al grano, infatti, noi abbiamo aggiunto il mais, facciamo il mais bianco, facciamo il mais giallo per uso alimentare, abbiamo un insieme di varietà che appunto proponiamo e vediamo che, insomma, un po' alla volta stanno prendendo spazio. E gli agricoltori ci seguono e chiaramente noi abbiamo cercato anche di dare dei supporti agronomici attraverso dei piani di coltivazione, ovviamente, e da quest'anno abbiamo assunto un agronomo che servirà di supporto alla coltivazione dei nostri agricoltori. Ecco Valentino, gli agricoltori vi seguono, mi hai detto al telefono che sono bene o male sempre gli stessi, ma che siete aperti a nuovi ingressi. Cosa chiedete all'agricoltore e cosa è certo di avere in cambio l'agricoltore? Sì, sono circa 1000, un po' di più di 1000 i nostri agricoltori, che al 98% circa sono gli stessi che conferiscono di anno in anno. E questo è il segno un po' anche appunto del legame che si è creato. Legame che va prima di tutto nell'interesse nostro, perché ovviamente se l'agricoltore torna ci porta il prodotto e noi possiamo lavorare. All'agricoltore chiediamo chiaramente di seguire determinate specifiche, che sono quelle legate alle caratteristiche che dobbiamo ottenere dal prodotto, alle caratteristiche che ci prefiggiamo, sono quelle che l'industria ci chiede. E prima ho fatto l'esempio dei grani di forza e dei grani a uso diciamo biscottiero, quelli con minori caratteristiche, e chiaramente sono percorsi produttivi diversi. Per ottenere questo, e qui entro un po' anche in alcune, secondo me, abitudini che dovrebbero essere un attimo modificate, sulle quali talvolta in campagna bisogna un po' ragionarci sopra, e vedo in tanti casi che si fanno interventi a volte più per abitudine che per magari averci ragionato sopra. Non è che voglio esprimere un giudizio, per carità, tutti noi abbiamo in testa le nostre abitudini, le ripetiamo, eccetera. Però probabilmente su questa cosa bisogna veramente ragionarci sopra. Esempio, c'è l'abitudine di dire, nel caso del mais, no. Ah, io prima di metà del mese di giugno, o prima che vedo un inizio di fioritura, non tiro fuori il rotolone. È una cosa sbagliatissima. C'è ancora, purtroppo. Il mais va irrigato, secondo noi, alla fine del mese di maggio, quando è ancora al ginocchio. E lì è una scelta, dal punto di vista agronomico, azzeccatissima per l'azienda,
Chiaro che non devi dare 60 mm di acqua a fine maggio, ne darai 30, ne darai 40, chiaramente ti rapporterai a quella che è la condizione climatica del momento, ma è necessario intervenire, chiaramente, se non piove. Seconda abitudine da sfatare, ma non irrigo perché prevedono pioggia. Intanto passano due giorni, la pioggia non arriva, poi ne passano altri due perché mi metto in moto. Anche questo è un aspetto che non va bene. Ultima cosa, per cambiare cultura andiamo al grano tenero. Spesso chiedo: hai concimato il tuo grano di forza? Mettiamo il grano Rebelde o Aiace, sono tra le due varietà più importanti, no? Sì, sì, ho fatto la lenta cessione nel mese di marzo. Non serve? Non va bene. Ok, la lenta cessione, ma dopo c'è bisogno di urea anche in epoca successiva, se vogliamo fare qualità. Ecco, per cui chiediamo di seguire determinate specifiche che diamo, ok? Cerchiamo di far girare le esperienze in maniera che le esperienze delle singole aziende siano anche per le altre. Cerchiamo di fare in modo di avere noi più qualità e quantità, ma abbiamo visto che dove si punta alla qualità si porta a casa la quantità, e la stessa cosa, spuntando alla quantità abbiamo quasi sempre la qualità. Dal tuo punto di vista, che osservi il mercato dall'interno, che cos'è che porta sul prezzo? Cioè, quando è che si vende meglio, che riesci, tu fai gli accordi con gli agricoltori, ma dico dall'altra parte, guardando all'industria? Allora, dire quando si vende meglio, ragazzi, qua, se io fossi in grado di darvi questa risposta qua, probabilmente sarei non un miliardario, ma molto di più, ecco, ve la darei volentieri. Sì, era una battuta, ma la domanda è calzante, per carità. Il discorso è questo: è stato detto in maniera chiara e ripetuto, dal punto di vista commerciale l'incertezza ormai è strutturale nei nostri prezzi. I prezzi sono determinati da fattori speculativi, soprattutto la quantità di denaro del mondo della speculazione che viene riversata nei mercati principali, cioè Chicago e Parigi, è molto superiore x volte al valore del fisico, quindi è chiaro, siamo tra virgolette condizionati dalla speculazione. La speculazione per sua natura è imprevedibile e non può essere che imprevedibile, altrimenti non ci sarebbe speculazione, non ci sarebbe spazio. Se alla speculazione aggiungiamo l'incertezza dovuta al meteo, la geopolitica e tutti i fattori che abbiamo visto, capiamo, ma lo sappiamo chiaramente, che capire il momento giusto per vendere un prodotto è estremamente difficile. Ci può essere un momento tendenzialmente favorevole, un momento in cui il prezzo è remunerativo per l'azienda, l'azienda che sa fare i propri conti si rende conto che quel prezzo le permette di coprire i costi e anche di guadagnare. E quindi magari quando trova quel prezzo, cioè quando ha la possibilità di fissare il proprio prodotto a quel prezzo, diciamo è il caso che lo faccia. Questo è già, tra virgolette, un miglior prezzo. Non sappiamo mai quale sarà il miglior prezzo in assoluto, perché lo sapremo sempre dopo, quando è finita la campagna. Ma è troppo comodo questo. Ecco. Noi cosa abbiamo fatto a questo riguardo? Proprio per venire incontro ai nostri conferenti. Noi cerchiamo di fare contratti tutto l'anno, compatibilmente chiaramente con il mercato. E quindi dare la possibilità al produttore che lo desidera, che se la sente, di fissare il prezzo del prodotto anche prima di averlo seminato o comunque prima di averlo raccolto, chiaramente per una quota parte del prodotto, tutto non è mai il caso, perché poi c'è l'incertezza del tempo, ma questa modalità può permettere all'azienda agricola di accedere a delle opportunità di fissazione del prezzo e mettersi con le spalle al coperto, come si dice, cioè avere una garanzia di piazzare almeno una parte del proprio prodotto a un prezzo che le garantisca un determinato reddito.